è Mirko a gestire il calo delle esche, aiutandosi da grossi guanti di pelle per proteggersi le mani. Quindi, raggiunta la giusta distanza, si aggancia il clip dell'outrigger e si comincia a pescare per davvero. Queste sono fasi delicate, poiché un aggancio scorretto potrebbe bloccare la lenza o aggrovigliarla, impedendole di liberarsi nel momento dell'attacco. Un doppio strike non è un episodio raro pescando in velocità, e sono Roberto e Mirko a gestire questa situazione, in cui ogni errore può causare la perdita delle prede. Mirko detta i tempi e lascia a Roberto il compito di combattere per primo, mentre la sua preda si sfoga a distanza.